pancetta con quella pancetta, che succederà? È successo un grosso guaio. Sono nate delle razze malaticce, che si ammalano molto, che muoiono presto e che non hanno un senso. Però noi ci piacciono. Chihuahua, Yorkshire, Alano, Polsoidi, cani da caccia, sono tutte razze derivate, ok? Che da 150.000 anni a questa parte l'uomo ha deciso di stravolgere. Allora, siccome non siamo più belli, siccome non siamo Dio e non ci possiamo permettere di stravolgere le razze, è successo un patatracchio. Ragazzi, prego! Allora, stavamo dicendo di 150.000 anni fa, e stavamo dicendo che queste razze erano quattro, le fondamentali, che poi si sono evolute in tante microrazze. E ragazzi, sono qui, sono Rosa, vi vedo, eh? Oh, ragazzi, buongiorno. Allora, questi quattro tipi di cani si sono evoluti in tanti cani. Lo so che siamo tanti, è difficile stare zitti, ma c'è un problema, bisogna stare zitti. Grazie. Allora, queste quattro tipologie di cani le abbiamo distrutte tutte. Cosa è successo? Vi dico una cosa stupida ma emblematica. In Inghilterra, nel XVI secolo, c'era un grande traffico di bambini. Non so perché, ma i bambini venivano spesso o rubati o portati in altre nazioni. Cosa hanno fatto gli inglesi? Hanno creato una razza per difendere i bambini. Quindi si crea una razza di animale per le nostre necessità. Come se a me servisse un pezzo di legno, vado in falegnameria e me lo faccio fare. T'ho visto. Allora, che cosa succede? Che non si può fare questa cosa, perché geneticamente parlando non è una cosa intelligente. Perché la natura ci ha creato per essere come siamo. Se io voglio creare un bambino che ha sei braccia, la terra lì, 1, 2, 3, 4, tu di là, uno a caso. Una sedia qualsiasi, già non mi piacevano i quattro. Allora, ok, la prossima andate via. Allora, che cosa succede? Se volessi creare un bambino con sei braccia, non posso farlo, perché un bambino con sei braccia non è naturale. E io non sono in grado di fare un bambino con sei braccia, ma lo voglio fare. E allora faccio un boxer, che è un cane che si ammala presto, molto, muore molto presto, campa 7, 8, 9 anni al massimo, però è amico dei bambini, ok? Allora, che cosa succede? Noi abbiamo sempre creato i cani per fare quello che dovremmo fare. Creiamo il cane da caccia, il levriero italiano, il setter irlandese. Ma come si fa a fare un setter irlandese? Cioè, un bambino africano, un bambino spagnolo? No, i bambini sono tutti uguali. E allora che cos'è? Il manipolare i cani all'uomo è servito solo a dare tanti problemi ai cani, che sono i nostri migliori amici, ve l'ho insegnato l'anno scorso, ve lo dico, sono i migliori, scusate ragazzi, le spalle, non so a chi darle, sono i nostri migliori amici. E noi li abbiamo sempre utilizzati. Torniamo al discorso iniziale. Se noi considerassimo l'animale al nostro pari, avremo un sacco di problemi. E allora che cosa facciamo? L'animale è un animale, è uno schifo, la formica, tiè. Perché? Senza formiche non saremmo qui oggi, senza api non saremmo qui oggi. Se mancassero immediatamente oggi le api, venissero a scomparire le api, noi avremmo su questa terra quasi 15 anni di vita garantita e poi la terra si estinguerebbe. Allora, non è un'ape, non è un'ape, ok? È un essere essenziale per il nostro ciclo vitale. Lei fa l'ape, noi facciamo gli umani, i cani fanno i cani, i gatti, i topi, ogni animale è stato messo qui con una funzione specifica. Il cane ha una funzione importantissima nella nostra vita. E adesso vi spiego perché. Passiamo ad un'altra cosa che è molto importante e ci tengo a specificarla. Dove sarò? Eccomi qui. Allora, vediamo se riesco a ottenere un po' di immagini, così sono più. Lezione, fermi voi, non vi muovete, lezione, eccoci qui. Allora, io vorrei farvi vedere questa immagine, sempre che la trovi, eccoci qui. Allora, vi vorrei far vedere questa immagine,
Eccola qua. Siamo amici con i cani. Siamo amici perché il cane è il nostro miglior amico. Io non voglio stare a ripetere le lezioni dell'anno scorso perché le avete prese tutti, però vi dico soltanto che il cane, quando voi lo portate a spasso per il corso e avete il vostro chihuahua, voi dite: lo sapete che ha visto un Doberman e gli si è buttato contro? Il cane non è scemo, ragazzi, il cane non è un animale scemo, il cane vede il Doberman. È come se tu vedessi 150 kg, che fai? Il cazzotto sullo stomaco, guarda, no, va bene, questa qua. Il cane non è stupido, ma il cane si butta addosso al Doberman per un motivo semplicissimo. Per voi, quanti amici avete che sarebbero disposti a morire in mezzo al corso di Viterbo per voi? Ci avete. E allora il cane è il più grande amico che voi abbiate, vi difenderà fino alla morte, fino all'ultimo goccio di sangue il cane vi difenderà. Ma c'è un problema, questo, carina, sempre uguali, Il cane viene da 150.000 anni fa, viene da un lupo. Il cane è un canide. Il cane non è un essere umano. Il cane non può essere considerato la stregua di un essere umano. Non possiamo far sì che il cane diventi un essere umano. Perché? Ve lo spiego subito. Il cane ha discipline vitali totalmente diverse dai nostri. Non possiamo fare che il nostro cagnolino che abbiamo sul nostro... È già un grosso errore averlo sul divano, perché il cane non ama il divano, ama una bella vita, ma un cane, se voi lo portate in giro, vedrete subito tutto e comincia a usarlo, perché le sue necessità giornaliere non sono le nostre. Noi abbiamo tutte altre necessità. Lui vuole correre, vuole annusare, vuole cacciare, vuole scoprire, vuole fare il cane. Noi no. Allora, umanizzare un cane. Questo è mio figlio. Io lo dico spesso. Ma scherzando, non può essere definito. I miei cani vivono in 5.000 metri quadri di terra. Hanno la proprietà assoluta della loro terra. Io sono il loro padrone, vale a dire, mi rispettano perché gli do la pappa. Darebbero la vita per me, ma loro sono cani. Ciao. Ok? E vanno trattati come tali. La loro vita va rispettata. Un cane non può vivere all'interno di quattro mura per tutta la vita, perché non sarà più un cane, ma sarà un soprammobile. Allora, dobbiamo sempre tenere presente che i cani hanno la loro storia, hanno avuto un'età evolutiva differente dalla nostra, una corsa evolutiva molto differente dalla nostra, quindi dobbiamo rispettarli per quello che sono. D'accordo? Ci sono domande? Scusate. Manco una? Sono chiaro, Bravo! Allora, parliamo ancora di cani, parliamo ancora di età evolutiva. Vi volevo far vedere, adesso che ho la possibilità di farvelo vedere, volevo farvi vedere questo. Abbiamo qui da qualche parte, dispersa, un'immagine che vi fa capire da che cosa proveniamo. Allora, quello che vi dicevo prima, il cane nasce in un'era evolutiva molto particolare, un'era molto, molto tempestosa della Terra. Si chiama Eocene superiore. Nasce da qui. I primi cani nascono 5 milioni di anni fa nel Nord America ed era un lupo, vedete? Era un wolf. Si divide immediatamente in quelle quattro parti che vi dicevo: nell'Europa, Nord America, in Cina e in India. Lo vedete quanto sono diversi i cani? Scusate, scompaio. Vedete quanto sono diverse le razze? Per un motivo semplice: in Europa non c'era la glaciazione. In Nord America c'era la glaciazione. In Cina non avevano bisogno di grandi peli perché non è freddo. In India erano addirittura senza pelo. Il gatto indiano ha un pelo di un millimetro perché la natura l'ha creato per stare in quel posto. E quando noi portiamo il mano, esatto, anche se voi guardate l'egiziano è totalmente glabro, non c'ha un pelo addosso, e anche uno sempre delta terrestre, tanto che ci hanno fatto E.T. è un gatto egiziano. Ok? Allora, che cosa accade? Che la natura mette il cane nel posto giusto. Allora, mette un samoiedo, mette un lupo siberiano, li mette in Alaska, con un pelo così.
un sottopelo molto finto, perché se tu prendi, se voi prendete un Malamut e andate a cercargli la pelle per fargli l'iniezione per quando sta male, i guai, perché non si trova? Perché? Perché stai un sottopelo con il pelo e con un grasso speciale, perché stai in Alaska e sta bene. Io ho avuto un lupo bianco portato dalla Siberia, l'ho tenuto a casa mia, ho fatto un errore grandissimo, ormai stavo in Italia, non potevo riportarlo in Siberia. Ha nevicato, io abitavo in un paese in Monte Fiascone, abitavo in un paese alto. Un giorno nevicò e io, da bravo deficiente, quale umano sono, dissi: oddio, il cane di fuori, guarda quanto ha nevicato. Esco di fuori, trovo il mio lupo, lupo, non cane, lupo, zappa è così. Trovo il mio lupo morto, mezzo la neve. Perché stava godendo. È come quando voi andate al mare, si gode, si gioca. Era morto sulla neve, così non ci credeva neanche lui, che era contento, bella la neve, se la tirava addosso. Allora, torniamo indietro. Se voi avete un husky a casa, l'husky vive a una temperatura base da 0 a meno 25. Il suo corpo è fatto, ok, per stare a una temperatura da 0 a meno 25. A casa nostra, da 0 a 45, come vedete? Ed ecco perché il cane si ammala. E allora dice: madonna, il cane gli è venuta una si gratta. Perché si gratta? Perché è l'husky. Perché non sta qui. Perché è nato in un altro posto del mondo. Ok? Quando invece abbiamo un gatto egiziano, ci piacciono tanto, in Italia ce ne sono 10 milioni, che vive a 50 gradi sopra, e lo portiamo a Viterbo, dove spesso volentieri d'inverno andiamo a meno 10, non muore, ma soffre tanto. Allora, perché questo? Per dirvi che i cani non sono giocattoli. I cani, come tutti gli animali del mondo, vanno rispettati per quello che sono. Ok? Nel dolore, quindi non si provoca dolore ai cani, e nelle loro abitudini, perché è importante. Perché ogni animale, nessuno come noi, chi è che non ha le loro abitudini? Se io adesso interrogo ognuno di voi, vi direi sicuramente che tu giochi a calcetto, tu fai scherma, tu fai pallavolo, tu fai che ne so io. Ognuno ha le sue abitudini, non possiamo stravolgerlo. E se lui gioca a calcetto, e adesso io da domani in poi tu fai golf, me la tira la mazza. Ti dico una stupidaggine, però è perché ognuno ha le sue abitudini. Ogni razza di cane ha le sue particolarità. Ogni cane è stato fatto per una cosa. Perché quando, questa è la domanda stupida, chi di voi ha un Jack Russell? Bravo. Hai mai provato a far usare una pelliccia al Jack Russell? Provaci. Se tua mamma, spero di no, ma c'ha una pelliccia, fagliela usare. Sai che diventa? Impazzisce, diventa pazzo, comincia a piangere e girare su se stesso così. Lo sai perché? Perché Jack Russell è stata una razza creata dagli inglesi nel 1590, ok? Da un signore, si chiamava Jack Russell, e l'ha creato per andare a prendere le spinose, i cinghiali e soprattutto le volpi. Se un cagnolino di quelle proporzioni tira fuori un cinghiale e lo fa con tanta gioia, perché è stato creato per fare quello, come starà sul nostro divano di casa? Male. Prendete un Yorkshire, levategli tutti gli accessori, tipo quello lì, le bollettine rosa, i tiracose, levategli tutto e fategli usare una penna di piccione. Fate questo gioco, prendete il cane del vostro amico, il vostro, se avete gli occhi, prendete una penna di piccione di gallina e fate così. Stessa cosa che già classe. Perché? Perché lo Yorkshire è stato creato nello Yorkshire in Inghilterra per andare a prendere le anatre, per andare a prendere la selvaggina. È piccolo, tanto che è piccolo, ma non i buchi che provano, una cosa così da buono. E hanno fatto dei cani specifici per andare a fare delle cose specifiche. Un border collie, se voi siete 5 persone e camminate e lo lasciate libero in campagna, comincerà a girarvi intorno e a raggrupparvi. Io lo fa, io ho uno spinone bianco, se io esco con un padiglione in campagna e andiamo fuori 5-6 persone, lui comincia a girarmi intorno, finché io facciamo un gruppo omogeneo,
perché ci stanno raggruppando come le pecore. Dimmi. Ma so che è ragazzo. La penna? È impazzito? Dico mica stupidaggio. Allora, ogni cane, prima di prendere un cane, aspettate, voglio sentire un coro adesso. Voglio sentire un coro che fare un battito. Dove si prendono i cani? Ragazzi, mi voglio bene. Un abbraccio mio di voi. Quando andate a prendere un cane? Dovete dire quello che vi ho insegnato l'anno scorso. Veloce, facciamo una cosa veloce perché abbiamo poco tempo. Però mi piace dirvelo. La prima cosa che dobbiamo fare quando andiamo al canile, prima, immediatamente, è questa. È questa. Andiamo a prendere il nostro cane al canile e diciamo: quanto è grande la mia casa? Vivo in un monolocale. Vivo in una casa così, via di voi. Prendo 4 maremmani. Ma posso prendere 4 maremmani se hanno 40 metri quadri? No. Perché? 4 maremmani non ti adesso, ce ne ho 400 maremmani. Allora, che succede? Che il cane in una casa così, come quella, sapete che succede? Voi lo prendete a Natale, il 25 dicembre vi regalano il cagnolino perché gli avete fatto lo scatolo e così ai genitori. Mamma cane, mamma cane, mamma cane, mamma prende il cane. Dicevo? Mamma prende il cane. E che cosa succede quando arriva a casa il cane che è grosso così? Dopo il primo gennaio la risposta è quella, sempre quella. O tu o il cane. Tu? No. Il cane parta. Ritorna in canile. Che cosa succede? Adesso ti spiego una cosa veloce veloce. Non so ancora, maestro, vi prego, datemi tempo perché non ho il senso del tempo. L'orologio è chiuso. Il cane in canile, il canile. Cosa meravigliosa, perché ci consente a noi, a un sacco di gente che sta laggiù, che vedo, che voglio molto bene, di portare il nostro cane, il cane ritrovato per di fuori, e non farlo morire sotto le macchine, non farlo morire di cose purtroppo tristi. Lo portiamo, lo portiamo nel canile. Questo, curva su. Portiamo il cane in canile. Che cosa succede portando il cane in canile? Cosa succede? Che è una prigione. È una prigione. E il cane, al contrario di noi, non sa quando finirà quella pena. Perché noi sappiamo. Ciao, io ti ringrazio. Noi sappiamo quando finirà la nostra pena in prigione. Sappiamo che dobbiamo fare 6 mesi e facciamo 6 mesi. Ok? Cominciamo a contare 5 mesi di 30 giorni, 5 mesi di 29 giorni. Il cane, quando va in canile, non sa quando finirà la sua pena. Ed è una prigione. Noi andiamo e prendiamo il nostro cane. Ok? C'è una sedia lì, signor. Io Francesco, e prendiamo il nostro cane. Quando prendiamo il cane in canile, il cane impazzisce dalla gioia perché finalmente ha un padrone, perché il padrone era la sua massima aspirazione, la cosa che, oddio, ho visto la luce. Riportarlo in canile significa ucciderlo. Allora, quando voi farete la vostra scelta, non fatela mai due volte, perché il cane muore. Il cane in canile la seconda volta muore. Allora, mai sbagliare la taglia. Mai. Se voi avete una casa piccola prendete un cane piccolo, se voi avete una casa grande prendete il cane grande, se avete il giardino prendete pure 32, ma non sbagliate mai il vostro cane, perché il cane in canile è veramente muore. Sono portato a casa, lo portate in canile e il cane muore perché gli date tutti questi input sbagliati e il cane non ragiona più, perché il cane non è come noi che si fa una ragione. Dovete stare qui perché state a scuola, state sui banchi, ma lui non lo sa, non ha le ragioni. Dicevo prima che non è un uomo. Le sue ragioni sono trovato un padrone. Adesso ho svoltato la vita. E ho svoltato la vita. E invece no, lo riportate a morire. Allora mi raccomando in gamba. Ok? Adesso io vorrei chiamare, vedo quella persona che è laggiù. Perché dicevo prima che siamo qui per aiutare soprattutto, aiutare la nostra parola d'ordine. E questa persona, una persona meravigliosa, si chiama Elena Dominici, è una persona meravigliosa che si occupa delle persone che non vedono, ok? E il problema è grande, perché per loro il cane diventa uno strumento di lavoro, ma in quel momento viva il cane,
perché non è solo il nostro amico migliore. Ci hanno fregato tutte le sedie. Ok. Non è il nostro amico migliore il cane, ma è il nostro, sto dicendo una cosa importante, guarda, è il nostro elemento di sostegno, e il cane lavora con l'uomo in maniera deliziosa, ma io ve lo faccio dire da lei, perché lei è una che queste cose le sa. Buongiorno, adesso vi strapazzerò anche io un po' le orecchie, va bene? Ma non vi dilungo tanto. Allora io, come diceva prima Leonardo, ho azzeccato anche il nome, che bello, io sono una ragazza non vedente e mi occupo dei non vedenti, bambini e persone adulte. I non vedenti fanno tante cose a dispetto di ciò che si pensa normalmente. A partire dall'autonomia, per una persona che non vede, grande o piccola che sia, l'autonomia è una cosa molto, molto, molto importante. Ora voi vi domanderete, come fa uno che non ci vede ad andare in giro da solo? Le cose sono due, o si aggancia a un palo appena che esce da casa, oppure si fa aiutare da qualcosa o da qualcuno. Quel qualcosa, come nella nostra società viene chiamata, possono essere due quelle cose, o un bastone bianco, forse voi qualche volta sulle immagini, sulla televisione, ne avete anche visti di persone con gli occhialoni neri e con questo bastone bianco che gli impedisce di prendere avanti gli ostacoli. Oppure, la seconda opzione, che a mio avviso io la prediligo perché le ho provate entrambe, sono i cani guida. Questi amici di cui vi ha parlato fino adesso Leonardo, che sono amici per la pelle, sono una parte integrante delle nostre famiglie una volta che entrano, che ne vengono a far parte. Questi cani sono addestrati apposta per diventare gli occhi di chi non li ha. Cosa significa? Questi animaletti, che poi appunto diventano come fossero persone, anche se si dice, come giustamente Leonardo dice, ha detto prima, che non bisogna umanizzarli troppo, perché il cane è il cane e l'uomo è l'uomo. In parte è vero, però voi dovete pensare che una persona come me affida la sua vita, affida la sua incolumità, quindi per andare a fare la spesa, per andare a fare una semplice passeggiata, la propria vita sulle zampe di questo grande amico a quattro zampe, appunto. Io avevo un cane che si chiamava Max, che qualcuno conosce, che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso ad ottobre, perché la vita è così per tutti, tutti si nasce, tutti si cresce e poi tutti si va via. Max veniva dalla scuola nazionale per ciechi di Scandicci, quindi stava a Firenze, era un fiorentino, era un bellissimo Labrador Retriever. Perché Retriever? Retriever perché significa da riporto. Sia il Labrador Retriever che il suo cugino molto stretto, il Golden Retriever, quello con i capelli lunghi, dico io, sono dei cani che sono nati anticamente per il riporto, per la caccia, aiutano il cacciatore quando devono fare il riporto in acqua, nelle coste fredde del Canada, che vengono da lì sia il Labrador che il Golden, dalla costa del Labrador, che si trova in Canada, appunto, sono zone molto fredde. Questi cani hanno un carattere meraviglioso, molto duttile, molto malleabile, e sono perfetti, dicono, che poi secondo me se vengono addestrati bene tutti i cani sono perfetti per fare questo, l'importante è la taglia, perché chiaramente un pincher con una persona alta come me, insomma, sarebbe un po' difficoltoso, lo calpesterei pure io. Questi cani nascono per aiutare i non vedenti. Il percorso che fanno questi cani è questo. All'età di 60 giorni vengono tolti dalla mamma, perché non è vero quello che si dice. Il cane c'ha 40 giorni, te lo do il cucciolo, perché ormai è svezzato. Sì, è svezzato dal punto di vista alimentare, ma dal punto di vista mentale, quegli altri mesi per arrivare a 60 sono importantissimi per il cucciolo, per imparare dalla mamma e dai propri fratellini e sorelline come si vive nel mondo canino. La mamma gli può insegnare tantissime cose, quindi quando vi dicono che il cane si può prendere a 40 giorni, no, perché gli fate del male. Non imparerà quello che deve imparare. Dopo questi 60 giorni, che vengono affidati a delle famiglie selezionate affidatarie, ovvero vengono prestati, diciamo così, anche
se è un po' brutto dirlo, non trovo un altro termine per spiegarvelo, a delle famiglie che lo crescono, lo educano, sempre con la supervisione della scuola, gli insegnano ad andare a pensare, gli insegnano a stare in famiglia, gli insegnano a relazionarsi con i bambini, sempre con la supervisione della scuola, poi all'anno di età rientrano alla scuola per essere addestrati, per poi essere affidati a noi persone che non vediamo, per aiutarci a camminare nel mondo. Il cane guida sostanzialmente non ha la mappa del mondo in testa, no, questo no. Il cane guida è come se avesse accanto la vostra mamma, il vostro papà o il vostro fratello o sorella. Evita semplicemente su un percorso tutti gli ostacoli che ci possono essere. Da un gruppo di persone che camminano, ad un palo, una bici, una macchina parcheggiata male, riconoscono le strisce pedonali, perché il cane non ha una gamma vastissima di colori da vedere, vede il giallo, vede il rosso, il bianco e il nero, il grigio, ma si confondono con il giallo e il verde. Quindi se tu lo metti davanti a un semaforo e dici porca miseria, adesso attraversiamo, ok? Se tu aspetti che il cane non attraverserà mai, perché non sa quegli altri due colori, giallo e verde, quale sia a cui dar retta. Quindi lì è il non vedente che deve ascoltare il traffico, quindi se la macchina è dalla nostra parte sinistra è ferma, significa che noi possiamo passare, perché le altre macchine che scorrono alla nostra destra vanno e quindi non ci prenderanno mai sotto, a meno che uno cambia strada all'improvviso, allora a quel punto siamo stesi tutte e due. Riconoscono le strisce pedonali, perché appunto vedendo il bianco e il nero, se le strisce pedonali sono ben visibili, il cane le individua, si ferma e aspetta il suo conduttore, il non padrone, conduttore, che gli dà il comando di avanti. Viene utilizzato un addestramento di tipo gentile. Che cosa significa? Che questi cani vengono abituati al gioco, ovvero quando riconoscono le strisce pedonali, bravo, carezza, biscottino, quindi il cane capisce che ha fatto una cosa buona, una cosa che si può fare, una cosa che non gli arrecherà dolore, perché riceve tante carezze. E la stessa cosa quando gli viene messa una vettorina di cuoio, che sulla schiena ha un maniglione molto leggero, è di ferro, che serve però al conduttore, quindi in questo caso al non vedente, a dargli dei comandi sia vocali, quindi avanti, indietro, destra, sinistra, a dargli anche manualmente con la guida. Segnalano gli scalini, perché se no dici come fai? Il cane quando deve scendere uno scalino si ferma con le zampine proprio quasi davanti alla fine dello scalino e il non vedente capisce che c'è un ostacolo. Poi quando il cane fa un passo, il cane si impegna, si abbassa in avanti, quindi il non vedente capisce che c'è uno scalino da scendere. E la stessa cosa al contrario per gli scalini da salire. I nostri amici che ci aiutano quotidianamente hanno accesso in ogni dove, quindi se vedete un cane che è vestito tipo la rena di Babbo Natale, quello è un cane guida. Di solito hanno questo maniglione sulle spalle, perché poi le pettorine possono essere diverse, perché ci sono tante scuole di addestramento in tutta quanta Italia, da Milano a Firenze a Roma, poi c'è la Sicilia, dappertutto ci sono ormai. Però l'unica cosa che la gente non sa è che siccome quando si vede questo musotto dolcissimo che ti guardano con gli occhioni languidi, come per dire vedi come sono dolce, viene ad accarezzarmi, non lo si deve fare, perché in quel momento quando il cane cammina con il conduttore accanto significa che sta lavorando. Quindi se si distrae il cane in quella maniera, in quel momento lì si rischia di che il conduttore, quindi in questo caso io, non vedente, si faccia male, perché magari mi è impegnato, ha girato la testa dall'altra parte, perché ti sta guardando quando tu gli fai i piripiri e davanti c'è un palo e tu il palo lo abbracci e quindi ci si rischia di farsi veramente male, e il palo è veramente duro. Quindi io, io avrei da parlare una mattinata intera di questi fantastici animali, perché poi vivono con noi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E mi potete credere se vi dico che per me Max era come un fratello, come una sorella, come un amico, come un genitore, come la colonna portante della mia vita, perché io abito da sola e lui per me era il mio capo famiglia, invece io per lui ero il suo capo branco, perché il cane ragiona a livelli di branco, c'è un capo branco, c'è un via via tutti quanti i subordinati così chiamati. Quindi io tutti quanti, non c'è un cane cattivo al mondo, no, assolutissimamente. Ogni cane, come il Labrador, come il Golden, come può essere un rotto
Rottweiler, come può essere un Pitbull, un Doberman, questi cani chiamati cani cattivi, cani mortaci, cani feroci, ma non è vero assolutissimamente. Hanno tutti loro il loro proprio carattere, hanno loro il loro proprio modo di fare come ce l'abbiamo noi. C'è chi c'è un bambino più vivace, un bambino meno vivace, uno più chiacchierone, uno meno chiacchierone, quindi ci sarà anche il cane che abbaglia di più o abbaglia di meno. Ma ogni cane va trattato per quel che è, va capito il suo carattere, va capita la sua personalità, perché ognuno di loro, come ognuno di noi, ce n'ha una. E sicuramente, in base alla loro crescita, a come crescono le nostre famiglie, sicuramente loro si relazioneranno poi con il mondo intero. Come se voi veniste presa a schiaffi dalla mattina alla sera, quando sareste adulti, o vi rinchiudono in un manicomio, oppure cominciano a prendere a schiaffi anche voi tutti quelli che incontrano, giusto o no? Quindi io ringrazio Leonardo per avermi dato questa opportunità di questo racconto, che per me è veramente importante farvi capire. Io sono andata anche in qualche scuola, non so se siete voi, l'anno scorso, nella giornata mondiale della vista, a far conoscere la vostra associazione, e infatti vi ho fatto conoscere anche Max. Quindi se vedete un cane guida, questa vetturina strada che sembra l'arena di Babbo Natale, non fermatevi per strada, magari chiedete al conduttore: posso attraversarmi? Ti puoi fermare un attimo, però non intralciare il lavoro del cane guida, perché è veramente di vitale importanza. E soprattutto rispettare le serve del cane, sempre. Grazie. È stato davvero un piacere, una cosa importantissima, credo una lezione di vita questa per voi è stata. Quella che vi ho anticipato io, il rapporto uomo-cane, il cane che in questo caso non lavora, perché non credo che per lui sia un lavoro, è un piacere. Quindi non è un lavoro come dire devi trascinare la slitta perché devo fare la gara di sled dog e voglio arrivare primo e ti frusto pure, perché i cani, i rascal malamut e gli husky vengono utilizzati per fare soprattutto sled dog, che è una cosa riprovevole. Allora, cosa vi dicevo? Utilizzare un cane per fare una gara di sled dog è una cosa perfettamente idiota. Avere un amico che ti scorta e ti fa da occhio è sinceramente una cosa bellissima. E immaginate che cosa può provare quel cane per la persona di cui ha cura. Adesso invece parlo di questa cosa qui, se loro tre me lo permettono, perché la prossima volta mi arrabbio. Parliamo di questa cosa qui che è importante, si sta avvicinando l'estate. Io sono un fan degli animali, quindi sono troppo di parte, me ne rendo conto. Però in questo momento il cane entra in qualsiasi posto. Il cane guida, lasciamolo stare, quello anche ovunque, quello può andare anche in bagno. I cani sta alla vostra intelligenza non far decadere le leggi che abbiamo ottenuto fino ad oggi con tanti sacrifici. Vi spiego perché, semplicissimo. Questa cosa che vedete nel 2010, il Ministero del Turismo in collaborazione con l'ANCI, l'ANCI è l'Associazione Nazionale Sindaci d'Italia, ha stabilito che il cane, essendo un animale senziente, chi è che ricorda dall'anno scorso che cos'è il senziente? Ricordate le due parole famose, senziente? No, eh? Un essere senziente è quello che vi ho detto prima io, una parola sola è quello che vi ho detto io. L'essere senziente è l'essere che ha delle sensazioni, è un'anima. Quello non ha, io ho scritto un libro che si chiama L'anima del cane, l'ho scritto apposta perché è l'anima del cane, ha un'anima questo cane. E allora l'anima del cane è essere senziente, come noi, dolore, amore, affetto, gioia, pena. E tutto quello che riguarda la sfera umana, grazie Francesco, tutto quello che riguarda la sfera umana. Allora, il cane entra ovunque, il vostro cane lo portate in vacanza ovunque, ragazzi, sono qui, perché lo portate ovunque? Perché la legge ve lo consente. E se andate, aspettate, se avete un San Bernardo, non portatelo al ristorante. Ma non è è un atto d'amore perché sta al ristorante con voi, perché quando il San Bernardo sbava, così arriva fino a giù. Allora uno capisce che San Bernardo non può andare al ristorante, però il cane normale di normali proporzioni entra ovunque. I cani possono entrare in tutti i luoghi pubblici, ristoranti, uffici, ostali, a salire sui mezzi di trasporto
salvo espresse deroghe. Che cosa significa? Ci sono dei posti, ad esempio, dove si lavora il cibo, come i laboratori delle pasticcerie, dei bar, dei ristoranti, dove non può entrare. Perché? Perché il cane ha dei peli e i peli potrebbero dar fastidio. Tu a che luce hai il pelo? Su che braccio? Sinistro. Il cane potrebbe dar fastidio al pelo del piatto di quello che sta vicino a voi, quindi perché non si può entrare dove si lavora il cibo? Per questo motivo. Ma il resto, il cane va ovunque, camping, alberghi, ristoranti, quindi il cane portatelo con voi. Perché se voi il cane lo portate, chiaramente in un posto dove può stare tranquillo, deve essere una bella pensione, ma una pensione non un lager, ok? Però preferibilmente il cane portatelo con voi, va bene? Allora, il cane entra ovunque, sta nella nostra intelligenza a stabilire dove. Che è successo? Entra nella nostra vita. Allora, mi raccomando, quest'estate il cane, com'è quella parola bruttissima che non bisogna mai dire, che comincia con app? Abbandono. C'è una parolaccia questa, è come dire, ma va, non si può dire. Questa è una parolaccia che non si può dire, perché il cane non si abbandona mai. Il cane, se, purtroppo nella vita, ragazzi, lo so, accadono delle cose per le quali non si può buttare un cane. Ci sono mille motivazioni che ve le sto dicendo. In quel caso, e solo in quel caso, colpa sorda, in quel caso, solo in quel caso, si prova a contattare i numeri amici. Mio, o ce ne sono tanti, dove dice: signore, guardi, io purtroppo ho un cane, per mille motivi non posso tenerlo. Possiamo trovare una sistemazione e proviamo a sistemare quel cane in un'altra famiglia. Ma se voi portate un cane in un'altra famiglia, non è una cosa bella, ok? Vi spiego perché, sulla vostra pelle ve lo spiego. Perché non è una cosa bella? Peccati, questo figlio me lo porta via. Io adesso prendo lui, questo bel bambino, ok? E lo voglio dare ai genitori di te con la maglietta bianca. Sei contento? Ti porto via da casa per te, non sei contento. Il cane ha un solo padrone nella vita, ragazzi, non solo per guardare, il cane ha un solo padrone e mille fratelli. Se tu sei il padrone, il tuo fratello è il padrone, non è il padrone. Il cane reagisce soltanto ai comandi e agli input del padrone, perché se la maestra vi dice silenzio, o te lo dice lei, non è la stessa cosa. Se lei dice zitto, dice ma vabbè. La maestra dice, allora, cosa succede? Il fratello è un fratello, il padrone è il padrone. Se io do a lui a casa di lei, perché il cane non gioca? Ma come, da me giocava? Guarda, da me non gioca. Cioè, perché il cane mangia poco? Cioè, da me si ammazzava. Cioè, da me non mangia più. Perché? Perché se lui lo do a loro, non mangia più manco lui. Il cane è come noi, il cane ha i suoi amori. Voi avete avuto il primo amore già, siete innamorati di compagnetta di banca? Chi ha detto sì? Ma cosa? Allora, che cosa succede? Che il cane ha il suo amore. Io non ti posso dire, adesso devi innamorarti di lui. E neanche il cane si innamora di lui. Quindi la sistemazione che gli abbiamo trovato non è una cosa bellissima. Poi, ragazzi, non possiamo giocare con i sentimenti delle persone e tanto meno con i sentimenti dei cani. Quindi il cane deve stare con noi, o a meno che non cade il mondo. Se cade il mondo, chiamiamo il numero d'aiuto. Ma se il mondo non cade e ci abbiamo voglia di liberarci, e poi quelli che mi chiamano e ci dicono: guardi, io sono diventata allergica al cane, devo ridarlo. Oh, Santi Ignazio. Allora, il cane per sua natura non ha nessun allergene sul pelo. Gli allergeni sul pelo, chi ce l'ha gli allergeni sul pelo? Vediamo un po' se sei bravo tu. Allergene, che significa? È uno che vola, allergene, c'è un allergene. Arrivarla tu, gli allergeni sono quelli che ci fanno stare a dire. Li hanno gatti, ermellini, cincilla, furetti, ma il cane no. Il cane no. Se sei allergico al cane, si vede che sei allergico anche alle persone. E allora te devi chiudere dentro casa. Ok?
il cane non ha allergeni, le bugie non fanno nessun effetto. Allora, quando dico che il cane lo devo dare via perché mi sta, non mi sei. Sento un coro qua dietro. Quindi il cane non ha controindicazioni. Il cane trasmette a noi 4 malattie. Noi trasmettiamo al cane circa 120 malanni. Ok? Allora, non ci facciamo dire le bugie. Quando uno dà via il cane, lo fa perché purtroppo ha avuto un grosso problema, un enorme problema, non perché si è stufato del cane, perché il cane non c'è più, ma non è un giocattolo. Adesso ti voglio fare una domanda. Che differenza c'è? Che differenza c'è? Sempre l'ultima. Che differenza c'è tra questo gruppo di amici e questo gruppo di amici? Ok. Allora, con loro giochiamo, ce li scambiamo tra amici, ce li mettiamo dentro il letto, li lasciamo la mattina sul comò e stiamo bene. Loro non giochiamo, ci innamoriamo di loro, d'accordo? Io non voglio farvi diventare amici degli animali, perché se uno li odia o se li ama, li ama. Ma voglio farvi capire, rispettiamoli, rispettiamoci. Non è perché te sta antipatica lei che dammela tutto il giorno, no? Allora, rispettiamoci e soprattutto rispettiamoli. Io mi auguro che questa lezione vi sia servita non per amare gli animali, perché io amavo gli animali quando ero molto più piccolo di voi. Oggi li amo talmente tanto che passo buona parte della mia giornata a rincorrerli, ok? Però io vado a tappare, noi andiamo a tappare, molte persone che sono qui dentro vanno a tappare i buchi di persone che li hanno abbandonati perché non ci avevano più voglia, ok? Questo era il senso della mia lezione di oggi. Io spero che sia stata chiara. Voi siete stati bravissimi, loro no? Ma voi siete stati bravissimi, io vi ringrazio per essere stati qui. Fermatevi adesso ad ogni stand, perché ogni stand nasconde una storia, e ogni storia che trovate in questi stand è la storia della nostra vita, la vostra futura. Ok? Grazie ragazzi, buon ritorno a scuola.